Mentre Charlie si adoperava per espellere Augustus Gloop dalle tubature della fabbrica, Mike TV illustrava il signor Wonka i benefici dell'automazione. Se questa fabbrica fosse mia, licenzierei gli sgorbietti. Ma dai! Licenzierei quei patetici robot. Il signor Wonka, per parte sua, non aveva intenzione di cambiare alcunché. Sempre a bofonchiare in continuazione. E c'ha ragione. E tutti gli elementi della sua fabbrica lavoravano in armonia, esattamente come voleva che fosse, finché Mike non prese in mano la faccenda. Ma che cazzo vuoi? Ma vai via! Con il suo intelletto superiore, Mike decise di elaborare personalmente il Robo Wonka. Ma quelli non erano robot qualunque, erano Robo Wonka, diversi da qualunque cosa su cui Mike TV avesse mai messo le mani, e al di là persino del suo notevole intelletto. Ovviamente! Così, quando l'elaborazione fallì, Mike non lo disse a nessuno, anzi, fece finta che non fosse successo nulla. Muoviamoci su, non perdiamo tempo. Ma qualcosa era successo, e per Charlie e gli Oompa Loompa le cose si stavano mettendo molto male. Allora, signor Wonka. No, no, ancora! Quel bulletto bavarese sta bloccando il flusso. Non permetterò a quel corpulento marmocchio di rovinare tutto in questo modo. Vedi un po' se tu e gli Oompa Loompa riuscite a fare qualcosa. Perché tanto è lavoro minorile, voglio dire. Dunque, Augusto. Iniziamo ad andare. Quello è un Oompa Loompa saldatore, specializzato nella riparazione di tubi che perdono. Hanno un'aria minacciosa, vero? Con quelle maschere e i piccoli lanciafiamme. Certo, Fallout New Vegas proprio, vieni dai. Allora, dobbiamo raccogliere 5 cioccolate, 50 caramelle, poi 10 martelli pneumatici e 10 zuccherini, di cui 6 li abbiamo già e altri 4 sono là sopra. Ok, calmi un attimo. Quanti ne ho? 6 a disposizione, di cui uno è questo qui. È un glassatore, serve a evitare i disordini. Non c'è niente di peggio di una caramella gialla colorata di blu che sappia di rosso. Ok. Quindi, qui gli Oompa Loompa usano la dolcicretta, esatto, per alimentare il glassatore. Graziosa, vero? Sì, bellissima. Sembra proprio un criceto messo dentro la gabbietta. Comunque, allora, tu saldatore devi sistemare il tubo, ovviamente. No, scusami, ho sbagliato. Proprio lì. Vai a lavorare. Dunque, col tubo sistemato qui, che cosa abbiamo aggiustato? La carapulta lancia qualsiasi cosa ci si metta dentro. Molto più rapida ed efficace dei normali trasporti, non trovi? Oltre ad essere più divertente, un tantino pericolosa. Eh beh, certo. Sgancio le catapulte sono immobili se non si possono ruotare, certo. Ah! Ok, calmi un attimo. Questo che cos'è? Si può riparare. Dove sta andando? No, non era quello il tuo lavoro. A parte che lavoro di merda. Cioè, nel senso, mi dispiace per lui, però, cavolo. Queste le posso raccogliere? No, sono palline di energia. Allora, tu vieni con me. Ordina all'Oompa Loompa di lavorare. No, questo è un saldatore. Prima di farlo lavorare dobbiamo sistemare tutto, giusto? Madonna mia, che cannonata. Allora, tu perdi qua con me, che sei quello normale. Tu scendi da qui per caso, bello. La madonna. Comunque, sì, è sceso. Allora, più che altro vorrei capire questo, se ci serve a qualcosa o meno. Oh, ma certo che ci serve. Me le raccogliete? Proprio lì. Non era... dove è andato? Grazie, non era quello che dovevi raccogliere, ma lo apprezzo comunque. Andatemi a prendere l'energia, per favore. No, l'altro. Ferma lì. Presa. Ma non è vero che basta colpirla, è una bugia. Ah, grazie. Ma dai, grazie. Ma aspetta un attimo, giusto per capirci. Ma se io uso questa... No, non penso di poterla catturare. Comunque,
Se vi metto tutte e due a lavorare, voi due. Forza. No, ho sbagliato, scusami. Si può riparare. Vai a lavoro, uno, e... Vai a lavoro, due. Si può riparare. Vediamo. Ok. Il glassatore funziona e le palline sono diventate blu. Ma non credo sia quello che dobbiamo fare, vero? Ah, altri Oompa Loompa, perfetto. Allora, calmi un attimo. Tu, con me. Per di qua. Colpiamo questo. Grazie. Allora, abbiamo bisogno di un Oompa. Presa. Dicevo, di un Oompa Loompa che ci sistema questo. Ciao, vieni anche tu. Qui. Per di qua. Bravo. Ok, ce ne mancano due. Fammi indovinare, questi non funzionano. No. Direi proprio di no. Ok, calmi un attimo. Allora, tu esci da lì. Per di qua. Per favore. Ehi. Per di qua. Di qua. Devi uscire. Forza. Da lì. Forza. Oh, e che cacchio. Allora, vorrei capire la pompa qui se serve a qualcosa prima. Allora, tu che saldi i tubi, vai e sistema tutto. Tu sei l'unico che può lavorare al momento. Mi dispiace sfruttarti, non sono il signor Wonka, però cavolo, ci servi, quindi... Si può fare? Vai, vai e fai tutto il lavoro che gli altri non sanno fare. Ok. Ce ne mancava ancora uno, sbaglio. Avevo visto un altro tubo, forse di sopra, esatto. Ah, però anche questo non funziona, mi sa. Forse sistemando quest'ultimo tubo funzionerà. Ok. Dov'è quello? Vai. Si può riparare. Vai a lavorare, bravissimo. Perfetto. Ci manca ancora qualcosa per far funzionare quella macchina. Dunque, abbiamo quattro Oompa Loompa Loompa Limpa. Andate tutti e lavorate. Riparare. Uno qui. Uno proprio qui. Lì. Uno qui. Si può fare. Ed infine Augustus. Vai. Detto ciò, proviamo a mettere anche si l'ultimo qua dentro. Vediamo se succede qualcosa. Ok, la macchina in teoria adesso funziona. In teoria, perché non è cambiato molto. Più che altro, scusami un attimo. Questo dove ci spara? Ci spara in teoria nel macchinario. Oh, calmo. Non voglio morire. Non ancora. Lasciami almeno decidere. Ci manca ancora un tubo, secondo me. Ma va a cagare, certo che funziona. Ah, maledizione. Ah, che stupidata, vai. Perfetto, ora dovrebbe andare, giusto? Tac. Vediamo. E la magia fu fatta, Ale. Non c'era nessun altro tubo da aggiustare, semplicemente dovevamo lanciargli le palle dentro. Scusatemi. E ora le palline sono diventate rosse. Lanciamoci anche noi. Ah no, aspetta. Dunque, dove dobbiamo lanciarlo? Questo, calmo. Calmo. Allora, in teoria sono abbastanza sicuro. Prendilo. Da quella parte. Giusto? Perfetto. Lo lancia di là, che lo lancia dall'altra parte del glassatore. Ok, mi servono altri due Oompa Loompa Loompa Limpa. Dunque, prima di andare dagli Oompa Loompa Limpa,
Voglio vedere se c'è qualcosa da riparare. Allora, lì ci sono i cosi pneumatici. Aspetta un attimo. Mi lanceresti là sopra tu? Catapulla! Ok, ha funzionato. Dunque, non ci arrivo, perfetto. Allora, rilanciami. Perfetto, iniziamo. Prima prende tutta la roba da questa parte. Più che altro non sono sicuro. Ah, ma ce n'è un altro anche lì. Ah, allora ce n'è più di uno. Calmi un attimo. Tipo, tu dov'è che la lanci? La lancia lì in un punto a caso. Ok. E se... no. Ah, ce n'è uno anche lì di un palumpa. Aspetta, calmi un attimo. Se lo lanciamo qui? No, troppo forte. Quindi se lo lancio là in fondo. Vai. Perfetto. Che lo lancia qui. Che lo lancia là in fondo. Che lo lancia, ho già capito dove, là dentro in teoria. È uno allora... scarico della spazzatura. Ci metti sopra i rifiuti, si apre e la spazzatura cade. Ottimo per i rifiuti o altro. Ma se mi butto io? Ok, non era quello che volevo dire. Ah, funziona davvero, allora calmi un attimo. Io devo arrivare qua sopra. Tu, vieni con me. Forza. Ma non è che tu per caso riesci... Dai, giralo, Charlie. Riesci a lanciarmi qua sopra? Spero che il muretto qui non mi fermi. Perfetto, ci siamo arrivati. Ho sbattuto la faccia. Forza. Ma perlomeno ci siamo arrivati, Charlie. Dunque, allora, prendiamo i martelli. Vieni con me. Grazie. Allora, dovremmo essere a posto in questa zona. Prendi le caramelline. Basta? Davvero? Solo due? Un po' poche, eh? E lì ci sono i cioccolatini. E con questo, 10 martelli. 1, 2, 3 e 4 e 5. Dunque, ci mancano solo le caramelline. Allora, però ci siamo in teoria. Se ho ben compreso cosa dobbiamo fare, adesso dobbiamo... proprio lì. Uno qui. E... uno là dentro. Si può fare. Bravo, che non vai... ma uno è rimasto là incastrato. No, Charlie! No, Charlie! Basta! Fermatelo! Charlie! Porca troia, che devasto! Finire dentro uno di questi è la fine. Tu, con me, dove vai? Contro il muro. Qui, qui, bravo. Dove è andato? Ah, eccolo. Allora, tutte le palle sono viola ora. Dobbiamo solamente, in teoria, vediamo se ci azzecchiamo, buttaglielo dentro, là dentro. Vediamo. Ora le cose funzionano molto meglio, a parte quei robot Wonka che sembrano un po' irritati, ne è vero? Oh, guarda, vero? Qui i frutti del tuo lavoro. Dolci serpentini. Sono molto gustosi e multiuso. E io ora devo... si chiamano dolci serpentini. Sono dolci e serpeggiano. Davvero, si affezionano molto. E per quanto lontano vengano lanciati, tornano sempre indietro strisciando. Ok. Il frame rate però. Porca troia. Allora, usiamo il dolce... aspetta. Usati... premi cerchio per lanciare. Ah, ma posso cambiargli anche la direzione. Lasciate in pace il mio dolce serpentino. Oh no, calmi. Vai. Distrai tutti. No, il mio Oompa Loompa, fermo. Lascialo in pace. Non ho ben ah, forse ho capito cosa dobbiamo fare. Allora, però aspetta. Sfruttiamo questa situazione per prenderci tutte le caramelle. Credo di aver capito. Ma li ruba anche dalle postazioni di lavoro?
stronzi. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, che io credo di aver capito cosa dobbiamo fare, dobbiamo lanciarli nella monnezza. No, Charlie, anche tu però. Basta un po'. Dicevo, sfruttiamo l'occasione e ci prendiamo tutte quante le caramelle. Allora, aspetta un attimo. Ah no, esplode. E allora cagati. Fammi, dammi la caramella. Perfetto. In realtà io pensavo di doverle buttare nella spazzatura, però a quanto pare basta colpirli ripetutamente e funziona uguale. Preso. Grazie. Me ne mancano 10. Forse ce la facciamo. Sì, ora ce ne mancano. Lo so che era una scelta del cazzo quella che ho fatto. E ora... oh, meno male. Robottino, lascia in pace l'umpa lumpo. Che palle che le caramelle vanno nel macchinario. Ecco qua, grazie. Oh, e finalmente andati. Grazie, me ne manca uno. No, dammi la caramella. Guardala dove è finita dentro il coso. Ti prego. Non ho visto cosa mi ha scritto il signor Wonka. Eccola, perfetto. Ma questo sta facendo riflessioni. Hai trovato tutti gli ingredienti in questa stanza. Assaggia questa, è una nuova formula di mia recente invenzione. Troppi effetti collaterali sugli Oompa Loompa. Vediamo come reagisci. Ma vaffanculo, il super effetto dolcetto. E qual è l'effetto? Non so dove sono andati gli altri Oompa Loompa, ma tanto probabilmente neanche mi servono. Non so che cosa faccia il super effetto. Quindi, boh, la stanza è finita. Complimenti a noi. Avanziamo. Prossimo capitolo, prossima stanza ora. Il mio fiume di cioccolato è completamente secco. Quel paffuto ragazzino l'ha fatto di nuovo. È entrato nel ciclo completo e adesso ha bloccato la cascata di cioccolata. È inaccettabile. Ma quella? È quasi impossibile risalire la cascata per ripararla. Perciò ti servirà l'aiuto di una caramella speciale. Ma per farla ho bisogno che tu riempia queste scatole con gli ingredienti giusti. Un palumpa raccoglierà la caramella, la metterà nella scatola. Ok, allora, calmi un attimo. Di qua! Tu, con me. Rammenta, gli Oompa Loompa non sono tutti uguali. I miei editori sono l'ideale per raccogliere dolciumi dai... Grazie, già lo sappiamo. Ma volevo vedere questa, che cos'è? Ma è una bottiglia di champagne? Ok, non so con che concetto metafisico ci siamo arrivati. Calmi un attimo, perché devo capire... Ok, no, non sono... Allora, vai a lavorare. Si può fare? Si può riparare? E più che altro come fai a dire un Oompa Loompa? Si può fare? Allora, aspetta. Proprio lì. Prendi la sfera. Vieni con me. Vediamo se la sfera è giusta almeno. Penso di sì a sto punto. E altri Oompa Loompa ce ne sono. Ma io come ci arrivo? Scusami. È palesemente impossibile che ci arrivo. Ah, sono anche di colori diversi. Quelle scatole, una brillante idea, nuove delizie. Mi servono solo gli ingredienti giusti. Grazie. Dove è andato l'Oompa Loompa? Forza. Ne ho presi due. Dov'è l'altro? Ah, bravo. Vieni, vai. Proprio lì. Ok. Perfetto. Allora, andiamo prima a recuperare gli altri. In qualche modo io ne ho tre, ma ne vedo solo due. Dovrei anche raccogliere quelle sfere là sopra io. Ah, ma tu, scusami. Vieni con me tu. Qua.
Ok, ora sono tre. Ce ne sono altri tre in questa zona. Dobbiamo solo capire dove. Eccone un altro insieme a una zanzara merdosa che ho preso al volo. Fantastico. Sono il maestro Miyagi e non lo sapevo. Forza. Vieni con me tu. Di qua. Allora, mieti questo proprio albero. Lì. Raccogliete le palle. Proprio lì. Le palle, si ragazzi. Può riparare. Qui, qui. No, non devi darla a me. Devi raccogliere. Si può no. Riparare. Facce di merda, raccogliete quelle palle. Vai, venite. Dobbiamo capire dove devono andare. No, fermo. Va qua dentro. No, quelle sono viola. Questa è rosa. Questo vuole le vitamine. Ma quelle lì viola, dove cavolo vanno? Tu, con me. C'è un'altra scatola viola per caso da qualche parte? Non qui. Sai che mi sa che non c'è nessuna scatola viola? Già, mi sa che quelle viola sono solo una bugia. Ah no, quelle viola sono da raccogliere. Cacchio. Anche questa, signor Wonka? Maledizione a lei. Allora, si può tu, fare. Vai a mettere questo qua giallo. Ok, voi si raccoglietele. Forza, belli. Prendila. Proprio lì. Vai, vai, vai. Prendila. No, la vitamina. Si può riparare. Bravo, portala con te, vieni. E niente, sta parte mi sa che ve la faccio vedere direttamente quando l'abbiamo finita. Dov'è quello con la vitamina? Cavolo, aspetta. Non posso certo mischiarle. Si può riparare. Bravissimo, bravo. Forse lo fanno in automatico, aspetta, fammi vedere. Buttala là dentro. Si può fare. Sono gialle, prendetele. Bravissimi ragazzi. Hai riempito una scatola, eccellente, ora occupati delle altre. Questo è sfruttamento minorile, signor Wonka, e voglio che lei lo sappia. Dobbiamo raccogliere altre vitamine. Ma in realtà poi, scusami, non mi servono gli Oompa Loompa. Vai a prendere la vitamina, vai, 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 vai. Proprio lì. Vai a prenderla. Bravissimo. Bravo. Allora, forza. Prendete queste qua rosse. Bravo. Buttale qua dentro ora. Proprio lì. Ehi voi, voi, dove state andando? Di qua. Ma vedi che alcune volte le buttano dentro in automatico. Boh, non comprendo. Proprio lì. Prendetene lì. Ancora una, dai, e buttala qua dentro. Bravissimo lui. Ok, ora la parte difficile. Le vitamine. Vai, prendila, fare. Prendila, prendila. Eh no, si è buttata di sotto. Vai, catturala, vai. Bravissimo. Catturala. No, 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 non darmela. L'ha catturata? Bravissimo, seguimi. Ok, speriamo che le buttino direttamente dentro. Lì, 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 lì. Bravo. Buttala dentro, bravissimo. Ne manca una. Vai a prenderla. Si può riparare, proprio lì. Qualcuno vada a catturarla. Bravi. E ora buttala qua dentro. Si può fare. Bravissimo lui. Ok, e ora che abbiamo raccolto tutta questa parte, dobbiamo raccogliere quelle bianche. Quelle bianche sono qua dentro, per caso? Si può riparare. Andate a prenderle. Buttatele là dentro. Dai che ce ne mancano solo due. E prendete. Si può riparare. Anche le ultime due palle. Forza. Proprio lì. Bravissimi. Oh, finalmente. Bene, questo è tutto. Questa è una delle mie prime invenzioni e una tra quelle di maggior successo. La chiamo la mia gommolfiera, simile a gomma da masticare ma con bolle molto più rimbalzanti, perfetta per i bimbi oppressi dal peso del mondo o semplicemente per raggiungere lo scaffale più alto. Cosa vuol dire? Allora, salta X, premi X per gonfiare la gommolfiera, premi X quando tocchi terra per continuare a rimbalzare. E insomma, adesso, per completare al 100% il livello, dobbiamo andare a prendere tutte le bottigliette di champagne qua in giro. Ci tengo a sottolineare quanto questa parte sia letteralmente pallosa. Raccogliere
30 boccette sparse in aria in questo modo è veramente palloso. Anche perché non potendo girare la visuale verso l'alto, devo girarmi tutta la mappa apposta per vedere dove cacchio sono ste cose. Il vero problema è che non posso neanche dire lascio stare, perché tanto anche se lascio stare adesso, il completismo lo dovrò comunque fare più avanti. Lo dovrò fare per davvero comunque più avanti, per completare il gioco. E prende ste bottigliette, è diventato un inferno. Oh, finalmente. Maledizione. Oh, me ne mancano solo 9. Il problema è trovarle. Non so neanche dove sono. Mi sta venendo il pensiero che gli altri 9 rimanenti non siano qua dentro, perché non ne vedo più. Vabbè, speriamo che sia così allora. Anche perché in realtà ci sono 2 torri, forse. È davvero come dico. Vabbè, entriamo, andiamo a vedere. Sì, vabbè. Quella madonna. Ciao. Di qua. Tu vieni con me? Ma cosa mi servi, scusami se... Ah, ecco, vedi. Scusami la cattiveria, ma a cosa mi servi se rimani giù? Ecco, qua me ne mancano solo 5, 4, 3, 2. Spero siano di là. Come fai a seguirmi tu se non ti posso portare con me? Ah, forse questo diventa un ascensore. Eccoci qua. Bon, speriamo che ci arriva. Allora, questa dovrei usarla io. Una giraleggia, tipo ruota da criceto, solo più grande. Entra nella gira e gira la cosa lì. Ok. Entraci. Vabbè, dai. Ciao Umpa Lumpa Limpa. Bon, vai a riparare sto tubo. Forza. Si può riparare. E questo apre la porta, forse? No, fa ripartire il cioccolato. Però mi mancano ancora... Ma dai! Sì, è uscito dai tubi! No, è tornato nel fiume! Ma come fa a galleggiare in quel modo? Pestatelo, menatelo, forza! Mi mancavano 2 bottiglie. Ma però è ancora il mio turno. E se mi butto io adesso dentro? Aspetta, una è qui. Vai piano. Yes, dai. Charlie. Bravo Charlie, hai trovato tutti gli ingredienti in questa stanza. Assaggia questa, è una nuova formula di mia recente invenzione. Troppi effetti collaterali sugli Umpa Lumpa. Vediamo. Grazie. Sì. La madonna, ha spezzato 2 gambe. E beh, abbiamo finito, giusto? Ma dai, sti qua che fanno le flessioni. Non so se devo andare sulla nave, ma la prendo come risposta. Iniziavo giusta. Iniziavo a temere che avrei prodotto soltanto praline Gloop ricoperte di cioccolato al gusto di Augustus. Non le comprerebbe nessuno. È ora di visitare il magazzino 59 nella stanza delle invenzioni. Seguitemi. Ok, è andata.